cosa ne pensa di questa riforma che sembra definitivamente avviata? Ma le riforme vanno sempre bene se sono attuate nel modo e nella modalità giusta, potrebbe essere una grande opportunità per noi e per tutta l'Italia, diciamo è un primo passo per rendere un paese magari federale. Come esulta, è contenta? Cosa ne pensa? Direi di sì, come veneta sono contenta indubbiamente, poi non so se arriverà in porto, quello è il problema perché da tanti anni che se ne sente parlare. Ecco. Io non sono favorevole, penso che sia un modo per, come dire, tenere separata l'Italia in un momento in cui invece ci sarebbe bisogno di più unità. Guardi, è sempre la stessa cosa, non cambia niente, non cambia niente. Quindi? Quindi le autonomie, no, siamo sempre là. Non saprei dire o commentare. È felice, non è felice, è una spacca Italia oppure sarà una svolta? Ecco, vede che un po' le piazze ci sono divise in Italia. No? Sì, sì, però onestamente non saprei. È una data storica per l'Italia. È contento, non è contento? Certo, sono contento. Benissimo. L'autonomia possono averla tutti? Sì, l'iter è avviato già da tempo, mi sembra anche che ci siano stati dei referendum insomma, in cui si è espressa la volontà e quindi anche questa volontà espressa è importante. Ne penso bene da un lato, male da un altro, perché secondo me facciamo troppe disparità. E dopo forse bisognerà che lo Stato, il governo, guardi un po' anche tutti i scialacqui che ci sono al centro-sud, perché effettivamente qualcosa c'è da mettere a posto. Sì, beh, ma più che altro per il controllo delle spese, cioè almeno ognuno si assume le proprie responsabilità. Tu sai che lì, quelli sono i soldi, c'è poco da piangere, non è più colpa di nessun altro, è colpa tua se non le sai amministrare.